Dietro il ragazzo invisibile, l'ultima fatica di Gabriele Salvatores, si nasconde un team di tre giovani sceneggiatori. Tra loro Stefano Sardo, già autore della doppia ora e della serie In Treatment, oltre che regista di Slow Food Story, ci racconta l'esperienza di un progetto tutt'altro che semplice, in un contesto a lui familiare. Siamo al Kino, associazione culturale frutto dell'attività di 55 giovani professionisti del cinema, tra cui Sardo stesso, che hanno deciso di unire sogni e mestieri per costituire un polo indipendente indirizzato a chiunque voglia interfacciarsi a una programmazione inedita fatta di film spesso ignorati dal mercato nazionale. Scrivere a sei mani è un'esperienza molto felice quando le altre quattro mani con cui scrivi sono in sintonia con le tue. Nel caso di questo team di scrittura del ragazzo invisibile, che è quello costituito da me, da Alessandro e Ludovica Rampoldi, noi ci intendiamo benissimo, onestamente. Cioè, abbiamo un territorio di passioni comuni che ci consente, quando scriviamo insieme, di esaltarci per una serie di cose abbastanza all'unisono. Non è che siamo identici, ognuno ha le sue caratteristiche e ognuno ha le sue anche qualità, peculiarità. Però quando lavoriamo insieme abbiamo una coinè comune, un territorio condiviso che ci consente di costruire racconti che in tre vengono più solidi di quanto ognuno di noi riuscirebbe a fare singolarmente. E inoltre c'è il grosso vantaggio che se vai d'accordo in tre scrivi a tripla velocità, perché una volta che hai deciso tutto, il nostro lavoro è di fatto discutere moltissimo quello che deve accadere in una storia, quello che deve accadere, che tono deve avere, che tipo di storia deve essere. Quando abbiamo deciso quello che accade, poi ci separiamo per scrivere, ci ritroviamo per rileggere e per uniformare tutto. L'adesione entusiasta di Gabriele Salvatore è stata la grande salvezza di questo progetto, sia perché lui ci consentiva di fare il film, sia perché lui è riuscito a fare il film e l'ha fatto bene. Ovviamente non sappiamo anche noi che non possiamo competere col tipo di spettacolarità dei Guardiani della Galassia, ma non era la nostra ambizione. Noi cercavamo di dire, ma volevamo fare un film che, dimensionato dentro le possibilità del nostro cinema, avesse tutta la credibilità e anche il senso di avventura che noi speravamo. Il film ci è stato commissionato da Nicola Giuliano, il produttore della Grande Bellezza, che aveva già prodotto con noi la doppia ora. Lui aveva la volontà di fare un film per ragazzini, perché c'ha tre figli, non poteva mai fargli vedere i suoi film. E ci ha chiesto se ci sentivamo di scrivere un film su un supereroe adolescente. Quindi questa idea è sua e sostanzialmente anche l'idea dell'invisibilità è più o meno venuta contestualmente a quella richiesta, perché era sembrata a lui il superpotere più conveniente per un budget come quello che sapevamo avremmo avuto dalle nostre parti. E noi in realtà eravamo troppo eccitati dall'idea di scrivere un supereroe nostro, di invenzione nostra, per soffermarci lì per lì a pensare alle conseguenze. Ma un attimo dopo, quando ci siamo trovati a tradurre quella committenza in scelte narrative vere e proprie, ci siamo resi conto che la scelta dell'invisibilità aveva tantissime implicazioni tematiche. E su quelle abbiamo incominciato a lavorare, cioè sul fatto che di fatto l'adolescenza sia un momento in cui ci si sente invisibili, che era una cosa che tutti avevamo sperimentato sulla nostra pelle, sia il sentimento dell'invisibilità subita, sia quello dell'invisibilità ambita, cioè la volontà di sparire certe volte. È una cosa che quando hai avuto 13 anni, che è un'età terribile, è molto possibile che tu ci sia passato attraverso. Ma guarda, il cinema italiano non si fonda sulle sceneggiature inedite, cioè c'è una prassi legata a una concezione dell'autorialità che è quella del regista, sostanzialmente, per la quale da un certo momento in avanti, dopo la grande stagione del cinema italiano che tutti hanno studiato nelle università del mondo, si è affermata una generazione di autori che era anche sceneggiatore delle proprie opere e quindi molto legate alla propria visione intima. Questa cosa si è radicata fino a diventare una prassi condivisa dall'industria. Di fatto, impoverendo il mercato di quel tipo di film che nascono per lo più sul versante scrittura, che sono quelli più plot oriented, diciamo, quelli in cui quello che conta è la solidità del racconto, del rapporto fra i personaggi, ciò che accade, la trama, e non tanto una visione artistica precisa della realtà come quella invece del cinema più spostato sul lato, diciamo,
autoriale. Io sono personalmente convinto come spettatore che se ci fosse un po' di più di questo cinema nato da sceneggiature inedite e quindi pensate con una fortissima idea del film e non tanto dell'autore, ma proprio del film in quanto oggetto di racconto, darebbe un respiro più forte al nostro cinema e non toglierebbe nulla alla sua autorialità, all'autorialità dei registi. Un po' di spirito citazionista, se vogliamo, c'era nel copione di sicuro, nel senso che noi abbiamo cercato più o meno consciamente, più o meno razionalmente, ma sicuramente abbiamo cercato di farlo, di fare un film che fosse perfetto per i ragazzini dell'età dei protagonisti e al tempo stesso consentisse agli spettatori come noi di trovare tutta una serie di riferimenti che, senza inficiare lo spettacolo dei ragazzini, nutrissero quella sorta di nostalgia che lo spettatore ha per il ragazzino che è stato, no? Che è una cosa che si trova molto spesso nei film della Pixar, è un tipo di doppia lettura che pensavamo potesse garantire al film un pubblico il più vasto possibile. E poi soprattutto era un modo per sentirci noi legati a un materiale, che essendo noi non più ragazzini da moltissimo tempo, per entrare in risonanza con quel materiale lì volevamo creare, diciamo, dei riferimenti diretti ai ragazzini che siamo stati, diciamo, per cui c'è dentro il film sicuramente un omaggio più o meno appassionato, direi, non pedisseco, ma in qualche modo spassionato, ecco, a quel cinema della Amblin negli anni 80, tipo i Goonies, tipo i Gremlins, tipo lo Spielberg di E.T., eccetera, quel tipo di cosa lì come sapore generale, come indicazione di tono, ecco, l'abbiamo tenuta sempre molto presente. E poi invece ci sono cose che, siccome sapevamo di fare un film di supereroi in Italia, abbiamo pensato che sarebbe stato divertente che i protagonisti fossero gente che comprava i fumetti dei supereroi, cioè non è come negli altri film di supereroi in cui i supereroi non esistono. I ragazzini del nostro film è gente che compra i fumetti di Spider-Man, che parla di Superman, che conosce le regole dei supereroi, per cui quando uno di loro diventa superpotere tutti discutono del fatto che lui sia un supereroe, no? Quindi c'è un personaggio candela che proprio con cui il protagonista Michele si interroga su come funziona il suo potere alla base della cultura fumettistica che c'hanno, per cui dentro a Finch c'è appunto Spider-Man, non solo perché è citato Spider-Man, ci vede anche proprio il costume, ma proprio perché il nostro Mickey era un protagonista sfigato e supereroe sfigato con superpotere è Spider-Man, non ci puoi non passare. Noi, sapendo di fare un film piccolo di supereroi in una tradizione colossale, abbiamo voluto omaggiare quella tradizione come si omaggia un genere quando lo fai un po' per la prima volta, e quindi ci sono degli stilemi tipo la luce alla Batman, tipo delle cose che sono un gioco con cui noi abbiamo consapevolmente dichiarato il nostro entusiasmo per aver messo le mani in questo settore, diciamo. Fin da quando abbiamo scritto il soggetto abbiamo capito che c'era una saga dentro questo mondo narrativo del ragazzo invisibile, perché c'era un mito delle origini che lasciava lo spazio, se esplorato, a tantissime declinazioni avventurose. Quando si è sancita l'effettiva realizzazione del film come un fatto, a quel punto tutto è accelerato, cioè queste volontà inespresse che giacevano lì potenziali si sono attivate perché improvvisamente c'era una scadenza, una possibile data di uscita e tutto quanto. Quindi abbiamo cominciato a ragionare prima sul fumetto e poi sul romanzo. Con la Panini è stato un discorso di grande sintonia, perché abbiamo deciso subito che non volevamo fare l'adattamento, non volevamo fare la cross-medialità, non volevamo fare la novelizzazione del film, volevamo fare qualcosa di speciale, qualcosa che desse credibilità per il mondo dei fumetti a questo nostro personaggio. Quindi abbiamo pensato di raccontare una storia che non fosse quella del film, ma che arricchisse quella del film con tante altre informazioni, e quindi sostanzialmente è un prequel. Diego Caglielli, che era lo sceneggiatore del fumetto, ha preso i nostri soggetti e li ha mixati in tre livelli di racconto che sono diventati diciamo un fumetto a più autori, a più disegnatori. Il romanzo è stato consolidato in un discorso, invece facciamo un romanzo per ragazzi vero, e quindi facciamo un romanzo vero. E il romanzo è sì la storia del film, ma è molto più corale, cioè di fatto è quella trama lì, però è come se raccontando ciò che accade a Michele si raccontasse anche l'impatto che quella cosa lì ha su tutti i personaggi del paese, che nel film magari hanno dei ruoli secondari. E quindi, pur non essendo, diciamo, transmediale in senso stretto, un po' lo è dal punto di vista dei contenuti narrativi, perché è come se una grandissima zoomata dentro tutte le altre storie che si muovono intorno a quella di Michele.
Il nostro sogno è di continuare a esplorare quel mondo lì, cioè, sappiamo che se quel mondo lì fosse fortunato per un verso o per un altro commercialmente ci sarebbero una miriade di possibilità, fare una serie, fare un videogioco, fare altri fumetti, dando spazio magari ad altri personaggi. Io vivo a Roma da molti anni, la mia band è a Torino, quindi la cosa, e siccome non sono una persona tecnologica è molto difficile per me tenere in piedi questa passione, però quest'anno facciamo 20 anni di Mambassa e quest'anno esce un disco nuovo, abbiamo lavorato per 3 anni negli spazi delle nostre vite e quindi non so ancora come uscirà, ma uscirà questo disco. Per quanto riguarda la mia vita, diciamo, per come è fatta oggi, sì, sono molto impegnato come sceneggiatore a cavallo tra cinema e serie televisive. Ho fatto questo documentario da regista che si chiama Slow Food Story, che è stato un'esperienza molto felice e anche molto personale, perché di fatto ho raccontato un po' la storia della mia famiglia e del paese in cui sono cresciuto, che è Bra, in Piemonte, dove è nato Slow Food. Sono molto in ambasce per l'uscita di questa serie su cui ho lavorato 3 anni tantissimo, che si chiama 1992, che è stato un parto faticosissimo, molto esaltante, però la cosa più difficile che ho mai scritto, e spero, siccome l'uscita su Sky sarà fra 2 mesi da quando facciamo questa intervista, insomma, che spero che vada bene. Sono molto, diciamo, ansioso di vedere questo piccolo bambino sgambettare nel mondo, ecco.